A distanza di 18 anni, Capcom ci regala una versione modernizzata, rivista se vogliamo, del capolavoro uscito nel 2006, ovvero Dead Rising. Vestiamo di nuovo i panni del fotoreporter Frank West che, indagando su strani avvenimenti accaduti nella cittadina di Willamette, si ritrova chiuso per 72 ore all'interno del centro commerciale di Willamette, invaso da zombie. Questa è l'inizio, questo è l'incipit della nostra avventura su Dead Rising. Ora, il punto è: era necessaria? Ne vale la pena? Ma soprattutto, 50 euro? Allora, iniziamo per gradi. Vi dico da subito che io ho adorato Dead Rising, amo alla follia la saga, anche se gli ultimi due, il terzo e il quarto capitolo, il quarto non l'ho neanche finito, il terzo non mi piacque. Io ho esultato quando uscì l'annuncio di Capcom di questa remaster, perché non vedevo l'ora, volevo tornare a giocare a Dead Rising, ma in chiave moderna. Secondo me vale la pena giocarlo, specialmente, e non è un qualcosa da poco, non è qualcosa da sottovalutare, non venite qua sotto a dire vabbè, ma la lingua è doppiato in italiano, è completamente doppiato in italiano, e ragazzi, aiuta, perché rende il gioco estremamente più gradevole e godibile, perché all'interno del gioco ci sono alcune chicche, come per esempio lo speaker dentro il centro commerciale, che a volte è addirittura pure Gianluca Iacono. Bello, bello, quando porti via i sopravvissuti, salvi la gente, te parlano, ti dicono cose che magari giocando non fai caso neanche a quello che ti hanno detto, ma dal momento che te lo dicono in italiano ti rendi conto che ti dicono alcune cose interessanti e che potresti anche usare a tuo vantaggio, quindi buono. Allora, la veste grafica è sicuramente il fiore all'occhiello della remaster, perché effettivamente è una remaster edition. Pensavo potesse essere addirittura un mezzo remake, ma in realtà no. È una remaster con i suoi pregi e con i suoi difetti. Graficamente è molto molto curato, sono stati rifatti i filmati, sono stati rifatti i modelli, il mondo di gioco è rivisto, rivisitato, è meno male sempre quello, però con delle accortezze in più. Il problema è che alcuni dei modelli purtroppo non sono particolarmente rifiniti, o meglio, lo sono rispetto alla versione originale, però se paragonati a altri giochi usciti anche di recente stanno indietro di 3, 4, forse anche 5 anni, però dal momento che è una remaster, da una parte ci può anche stare. Il problema però è che, per quanto riguarda il gioco in sé, tolto il comparto grafico, il comparto tecnico un pochino mostra i segni del tempo, presta un pochino il fianco, perché effettivamente, per quanto i modelli siano stati rifatti, rivisti, revisionati, zombie, oggetti, protagonisti, mondo gioco, tutto, le animazioni no, o meglio, non proprio, sono state leggermente sistemate, perché le animazioni di Dead Rising, ragazzi, erano tanto, tanto, tanto legnose, lo sono ancora, ma un pochino meno, diciamo sono state un pochino smussate, vuoi anche perché i comandi sono molto più reattivi rispetto a quelli dell'originale, che aveva, non dico proprio un input lag, però i comandi erano poco reattivi, mettiamola così. Invece in questo caso è molto immediata la reazione, il feedback è giusto, ci sta. Questo però a cascata comporta un'altra cosa: trasforma drasticamente la difficoltà del gioco. Ora, Dead Rising non è mai stato un gioco particolarmente difficile, assolutamente no, per quanto però alcuni scontri con gli psicopatici, i boss che possiamo trovare in giro nel centro commerciale, potevano effettivamente richiedere qualche tentativo in più, potevano ogni tanto far smadonnare il giocatore, alcuni richiedevano un pochettino di impegno di più rispetto agli altri. In questo caso diventa tutto molto 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 più facile, proprio perché le animazioni non sono perfette, anzi,
Il comando più reattivo permette spesso e volentieri di sfruttare la legnosità delle animazioni, in questo caso dell'avversario, per ucciderlo molto più in fretta e molto più facilmente. Il gameplay di base è relativamente semplice, nonostante sì, è un po' legnoso, le animazioni so quelle che so, ma il gameplay è relativamente semplice, non è nemmeno troppo difficile da padroneggiare, anzi non lo è affatto. Tra le migliorie, perché hanno aggiunto tante quality of life al gioco, c'è anche la possibilità di sparare in movimento, o meglio, possiamo prendere la mira in movimento, poi dal momento che viene esploso il colpo il personaggio si blocca, si ferma sul posto, ma è per una frazione di secondo, quindi in buona sostanza comunque spariamo in movimento, cosa che prima non era possibile fare, e questo facilita tantissimo, tantissimo. L'uso delle armi da fuoco non rompe il gioco, però, perché Dead Rising ha sempre, comunque, diciamo, favorito l'utilizzo delle armi corpo a corpo. Infatti le armi corpo a corpo fanno molto più danno rispetto alla maggior parte delle armi da fuoco. Non tutte, per carità, ma la maggior parte delle armi da fuoco ha un danno ridotto rispetto alle tantissime possibilità che abbiamo con il corpo a corpo. Quindi, sfruttando nel momento giusto l'animazione del nemico, vedendo un po' come si muove e quant'altro, la maggior parte delle volte lo gonfierete di mazzate con una facilità estrema. Per farla breve, diciamo che una pecca del gioco è questa contrapposizione con gli anni che sono passati e il renderlo un po' più moderno, perché appunto vengono messe un pochino di più alla luce le magagne tecniche sul piano del gameplay, le animazioni, fondamentalmente delle animazioni si parla, però è stragodibilissimo, è super divertente, lo consiglio assolutamente, perché specialmente per chi non ha mai giocato eventualmente Dead Rising, consiglio l'acquisto del gioco, perché è comunque una bella esperienza, è veramente una bella esperienza, vuoi per i finali multipli, vuoi per la libertà comunque che si ha all'interno del gioco, per la meccanica temporale, ovvero le missioni in Dead Rising erano a tempo, noi dovevamo all'interno del centro commerciale per resistere, anzi mentre resistiamo questi 4 giorni, dobbiamo svolgere delle missioni principali o secondarie, ma queste sono a tempo, tant'è che se non svolgiamo entro il tempo limite la missione principale o secondaria la perdiamo, andiamo avanti, ma quella missione l'abbiamo persa. Nel caso di una secondaria poco importa, perché col passare dei giorni ne sbloccheremo altre, ma la specifica missione principale, se non viene portata a termine, bloccherà tutte le altre missioni principali del gioco, e questo ci darà accesso, in base al punto in cui ci siamo fermati, a uno dei finali. Succederanno cose dopo questi 4 giorni che non spoilererò, che però daranno accesso ad altre cose, ma non voglio andare oltre questo perché è un po' spoiler, quindi chissà sa, chi non sa, giocate e vedrete. Tra le quality of life, come ho detto, c'è il salvataggio automatico, cosa che, mamma mia, è veramente tanta roba. Prima si poteva salvare solamente all'interno dei bagni o comunque dove era possibile dormire, nella stanza centrale, sala di comando, come si chiama. Adesso invece ci sono i salvataggi automatici, si può salvare in altre zone e questo è ottimo, perché altrimenti succedeva spesso e volentieri che nel tentare di uccidere un boss o di completare una missione, al fallimento di questa, alla morte di Frank o quant'altro, si doveva ripartire dall'ultimo salvataggio. Ora, se l'ultimo salvataggio c'era stato subito prima della missione, poco male. A volte capitava invece che salvavi molto prima e magari dovevi recuperare anche più di una missione, perché magari a me mi capitava per la fretta, magari non salvavo. Stupido, lo so, ma succedeva. Il problema però non è solo questo, ma il fatto che se tu salvavi la missione, o comunque la partita, nel punto più a sud del centro commerciale e morivi nel punto più a nord del centro commerciale, ripartivi a sud e ti dovevi rifare tutto il centro commerciale a piedi, e quando questo succedeva tipo 6-7 volte era veramente una rottura di palle. Quindi il quality of life che hanno aggiunto con i salvataggi automatici salva tantissimo per queste situazioni. Come ho detto prima, il doppiaggio in italiano l'ho amato alla follia. Ora, non è un doppiaggio, non è Days Gone, cioè non c'è la profondità del doppiaggio di Deacon St. John, ok? Che per me è qualcosa di veramente assurdo il livello che hanno toccato lì. Per Deacon tanti altri personaggi insieme l'hanno sentito,
Però è comunque un buon doppiaggio, è comunque un doppiaggio valido e aiuta ad immedesimarsi molto meglio, perché comunque si capisce molto meglio l'emozione o la caratterizzazione di un personaggio. Frank è caratterizzato in maniera abbastanza diversa, se vogliamo, da come era nel primo, ma mi è piaciuto di più questo Frank West qua. Meno cazzone dei film d'azione americano standard, non militare, ma che comunque si sente un po' sempre sopra le righe. Qua è un po' più calmo, a volte sembra quasi stupidotto, ma in realtà no. E l'ho apprezzato particolarmente. Ho apprezzato particolarmente il doppiaggio di Isabella. Nel primo Dead Rising, Isabella è una gnocca digitale con un cuore di ghiaccio, imperturbabile, intoccabile, con il veramente lo spessore di un foglio A4 fabriano. Qui invece, complice sicuramente il doppiaggio in italiano, Isabella è una gnocca digitale, ma che mostra eventualmente al giocatore durante dialoghi, filmati e quant'altro, emozioni, anche fragilità, spesso e volentieri la vediamo relativamente in difficoltà. Cosa hai scoperto finora? Hai chiamato aiuto? Vacci piano, tesoro, qui le domande le faccio io. Cos'è Santa Cabeza? E cosa c'entra con tutto questo? Gli zombie sono stati creati da voi, non da noi. È questo che Carlito vuole farvi capire. E questa cosa si sente molto di più rispetto a che l'originale, dove veramente Isabella sembra la classica femme fatale, che in realtà non è. Cioè, è molto più donzella in difficoltà di quello che sembrava, e soprattutto è molto più giovane di quello che sembrava in Dead Rising. Questo non so se veramente è così, magari nel primo non c'era sta percezione, o è il doppiaggio che la rende molto più giovane. Ma non mi è dispiaciuta sta cosa, anche in funzione di cose che poi avvengono in altri titoli, ci sta. Quindi, consiglio l'acquisto di Dead Rising Deluxe Digital Remastered. Cioè, 28 titoli? Assolutamente sì. Per tutti. Chi non ha giocato Dead Rising deve assolutamente farlo, e perché non approfittare di questa opportunità qua? Chi ha già giocato invece Dead Rising lo faccia di nuovo, sfruttando sempre questa possibilità qua. Vi assicuro che il discorso del doppiaggio in italiano vi farà vivere l'avventura in maniera completamente diversa, più rilassata, più immersiva, fate quello che vi pare, io lo apprezzo. Per me il doppiaggio in italiano è un grande, grande plus in più. Poi, critiche o non critiche, per me è sempre bene se ci sta. L'unica pecca vera, e qui Capcom te meriteresti una bella tirata d'orecchie e forse pure un pizzone dietro al collo: non me lo puoi far pagare 50 euro, perché primo, fosse stato un remake tipo alla Resident Evil, mamma mia, te ne avrei dati pure 80. Ma essendo una remaster, che poi tra l'altro al gioco non aggiunge praticamente nulla o quasi nulla di diverso all'originale, se non sì qualche aggiunta, il doppiaggio, ok, però tendenzialmente è quello. Farmelo ripagare a prezzo pieno, oddio, è vero che ormai i giochi sono arrivati a 70-80, quindi 50 euro non è neanche più troppo prezzo pieno, però per una remaster è un po' too much. 30-35 euro secondo me sarebbe stato l'ideale. Però al netto di questo, che è la cosa peggiore secondo me, comunque vale la pena assolutamente.